Per fare questo video sono andato in tre posti considerati difficili di Modena a parlare con chi ci abita e li frequenta. La mattina presto per andare al lavoro, casino sempre qua. Gli ultimi 10 anni abbiamo peggiorato, più di 30 anni. Questi due edifici alle mie spalle sono stati definiti negli anni come luogo di degrado, di prostituzione, di spaccio. Molto difficile abitare qua. Però tu di sera cosa vedi? C'è un mercato. Per togliere questi edifici dal degrado in cui erano finiti negli anni 90, arrivando a essere chiamati hotel eroina, l'amministrazione modenese nel 2004 avvia un progetto tuttora in corso da più di 20 milioni di euro pubblici. Soldi destinati soprattutto al recupero edilizio, acquistando dai privati una parte dei 273 mini appartamenti, facendoli diventare di edilizia residenziale pubblica. La finalità era quella di evitare l'alta rotazione degli affitti in regime privato e diminuire in questo modo il numero di alloggi per diversificare l'utenza. Ma anche con il progetto di riqualificazione, nell'arco di 10 anni si è aperto un altro fronte, in quanto nella zona R-Nord, Gramsci, Tempio e Stazione c'è stato un incremento della popolazione residente straniera rispetto ad altre zone di Modena, aprendo problemi di vivibilità e di sicurezza. È bello vivere qua per lei? Per me no, per me no. Perché no? Perché io esci la mattina presto per andare al lavoro, trovo casino sempre qua. Pomeriggio, la sera, perché io ritorno tardi, ancora casino, mi paura tutti i giorni. Ecco, però la città vede questo posto come un posto di degrado, per chi vive qua invece la situazione è difficile. Ah, sì, perché non trova la casa. Scusa, io l'ho trovata qua, la GSA mi ha trovato qua la casa. Io non posso dormire la strada. Ha capito? Com'è vivere in questo guarda, condominio? Voi altri sapete tutto. Però... È inutile che ne parliamo, mi dispiace. Però per chiedere, è un posto difficile anche per chi vive qua? Questo? Molto difficile, è tutta colpa del comune. Lei da quanto tempo vive qua? 30 anni. Ecco, 30 anni. I proprietari, adesso c'è cioè il 70% l'amministrazione comunale. Quindi è già bella tutto. Però tu di sera cosa vedi? C'è un mercato. Di sera? Droga, poi vedi l'angolo prestazione, tutta la donna, un casino, quasi una settimana, 2 o 3 litigati, ce l'hanno. Però, dico, perché vive qua? Perché vive qua? Chi abita, che è una persona per bene, è un posto facile o un posto difficile? Adesso è un po' difficile. Perché non è zona una tranquilla, non è zona buona, no? Almeno voi senza telecamera, senza niente, passa qua. Adesso africani, vende droga, loro chiedono bisogno o dietro vengono prostituti, chiedono andiamo 20 euro così. Il problema è che ci sono gli italiani che vengono qua, che vanno prostitute, che vogliono la droga, e questo è il problema. Persone tossicodipendenti. Sì, però anche qui abitano anche italiani, però solito problemi. Già io quasi 11 anni qua, no 11 anni, io 2002 abitavo al Canaletto e poi venuto a lavorare qua, però... Non è cambiata la situazione? Sì, è cambiato, muri... È diventato più bello da vedere, però da vivere... Uguale, per quello è il problema, persone uguale, non è cambiato niente per persone. Come viene raccontato? Dove abito io questo problema non ce l'abbiamo. Qui leggo solo dai giornali quel che succede. Io quando vengo non ho problemi, vengo solamente di giorno però. Abitate qua voi? Ecco, com'è vivere in questo palazzo? È bello il posto qua? Sì, bello. Secondo me sì. Sincero. Non c'è problema, tranquilli. Ma è vero che c'è droga, prostituzione? Droga, così, droga, sempre fai droga, sempre droga così, sempre. Invece, secondo me, non ho drogato. Però per te, è bello vivere qua? Sì, è bello, bellissima. Sei in affitto? Affitto tutto, posto. Le gente abitano, non trovano l'affitto, altra parte, e le trovano qua e vivono qua. Ma perché qui l'affitto costa meno di altri posti? No, l'affitto costa male, perché è casa del comune, mi sembra casa dell'Ascere, però le gente non trova nell'altra parte, che le trovano qua e affittano qua e vivono insieme, però non è un posto che diciamo rischioso o c'è qualcosa, perché uno a casa sua, nessuno che... Però è veramente un posto, come si dice, dove c'è droga, prostituzione. Non lo so, io vengo qui perché sono cliente delle poste, quindi vengo esclusivamente per quel lavoro lì. Adesso infatti vado via, ma non ne ho idea, personalmente.
essendo quello che si dice per televisione, quello che si racconta per strada, il degrado, sì, lo spaccio, sì. Si sente comunque. Si sente. Io però come esperienza diretta non ho avuto nessuno. Lei vive qua la zona di Via Grazia? No, tutt'altra parte, abito a Modena Est, quindi... Ok, va bene, grazie. Salve. Grazie, arrivederci. Nei locali dell'R Nord adesso ci sono delle attività, in questo caso qui c'è un laboratorio di makers dove ci sono le stampe 3D e c'è anche un punto della Croce Rossa. Oltre a queste attività, all'R Nord con il progetto di riqualificazione sono state messe anche delle residenze universitarie, un presidio di polizia municipale e altre attività sociali. Sono spazi che adesso da qualche anno sono stati riempiti in questo modo con delle attività sociali proprio a servizio della città e anche per tenere occupata in modo positivo questa zona. Questa è uno dei corridoi del condominio. Dietro ognuna di queste porte ci sono degli appartamenti. Questo, ecco, indica la società del comune Cambiamo, recupero edilizio condominio R Nord 2. Quello è uno degli appartamenti acquisiti dal comune, da un privato, da destinare a edilizia residenziale pubblica. Nascosta lungo le scale trovo una scatola di siringhe e il fondo di una lattina usata per sciogliere eroina. Questo è un passaggio che collega il supermercato al parcheggio coperto. In questo collegamento cosa si può vedere? Qua ci sono dei segni di qualcosa che è andato a fuoco, ci sono due sedie appoggiate lì. Com'è la situazione in questa zona? Non ne parliamo. Io abito qua in Gramsci, metà, 1967, non è mai capitato niente. Oramai che sono qua la gente, cosa ci devi fare? Bisogna rispettare. Io non ho mai avuto niente da quelle e ci giro, perché io sono una che gira che non sto mai ferma. Ma lei si sente sicura a girare da sola, no, di giorno, di sera? Non ho avuto problemi, devo dire la verità. Però, come si sente parlare, quindi... qualche giro c'è. Però vabbè, io di notte non giro, quindi di sera tardi non sono fuori. Lei sente una presenza di stranieri più in questa zona della città rispetto ad altre? Secondo me sì, perché è sempre il vecchio detto. Noi quando... C'è più carico qua di stranieri? C'è più carico perché... R Nord. Sì, ma questo Viale Gramsci c'è nominato in tutto il mondo, secondo me. Una volta c'erano le prostitute alla Bruciata, 20 anni fa, veniva gente da Milano a sapere che alla Bruciata c'è. Adesso c'è questo quartiere che si è degradato per la droga, per l'abbandono, e tutti conoscono questo quartiere. Okay. Noi abbiamo comprato le case 7, 8, 10 anni fa, abbiamo pagato quando c'erano le lire. Io ho pagato un appartamento 408 milioni. Adesso se lo voglio vendere non ho mai 150 mila euro, non me li dà nessuno. Perché si è col discorso del degrado diventa anche più difficile il mercato immobiliare qua. Il comune che non ha guardato questi fatti, quando prendevo questi ragazzi allo sbaraglio che non hanno dove andare, li prende e li mette in un appartamento suo, cioè dove lui fa accordo comunale. Però non sa che quando ha messo 7-8 ragazzi in un appartamento ha degradato tutto il palazzo e anche la zona. Lei abita qui in Viale Gramsci da quanti anni? Da sempre, 50 anni. Quindi ho visto nel corso del tempo la situazione peggiorare. Gli ultimi 10 anni abbiamo peggiorato, più di 30 anni rispetto agli altri anni, in 10 anni. Lo spaccio presente in diverse zone della città è la conseguenza dell'elevata richiesta di stupefacenti a Modena. Il parco 22 aprile nel corso degli anni si è trasformato in una piazza di spaccio, situazione favorita anche dalla vicinanza con l'R Nord, in cui gli spacciatori hanno spesso trovato appoggio all'interno del condominio. Ci sono dei gruppi d'anziani che di pomeriggio si incontrano per socializzare e a pochi metri ci sono delle persone che sostano nel parco e aspettano dei consumatori, dei clienti. Però chi sono i clienti, i consumatori? Degli italiani, sono solo dei ragazzi giovani, si vedono, ma nel parco difficilmente vengono, approfittano lì del parcheggio dove c'è il ristorante, perché si devono fermare, fare l'ordinazione
poi parte la staffetta dello spacciatore, viene a prendere la droga qui o nelle siepi o per gli alberi. Ci sono degli italiani che arrivano in macchina, si parcheggiano di fronte a un ristorante e poi aspettano la dose. Perché è una via di fuga, perché dopo possono andare via da due parti, scappare da via Tiraglio o fare il giro per via del Lancillotto. Adesso è appena passata la jeep dell'esercito che fa il giro di perlustrazione, ma li vedono arrivare da 500 metri, scappano via. Però il problema sono i consumatori, che consumano droga. Esatto, c'è la domanda e c'è l'offerta. Com'era prima questo parco? Dunque, te lo dico io, saranno una decina d'anni minimo, perché ci abita mio cognato, ci abitava. Allora ci venivo spesso, cioè una volta o due alla settimana. Allora ho l'abitudine e faccio il giro. Quindi hai visto nel corso degli anni aumentare il degrado qua? Si vede di tutto, guarda. Com'è la situazione? La situazione, voi? Secondo me... È tranquilla come zona? Finché vieni a fare cose normali, a sederti sulla panchina, è tutto tranquillo. Poi è ovvio che ci sono gli spacciatori, ci sono tutte le cose per cui viene riconosciuto il 22 aprile, cioè è famoso per lo spaccio di cocaina e di marijuana. Ma il problema qua è lo spaccio o sono anche i tossicodipendenti in città, sì, che non si vedono, gli insospettabili che vengono qua e consumano e prendono droghe? Com'è il problema dello spaccio al Novi, perché alla fine è lo stesso cosa, appunto come hai detto tu, il problema è della tossicodipendenza, nel senso è più grave il fatto che ci siano i tossici che girano tranquillamente e continuano in modo recidivo a fare la stessa cosa, consumare le stesse sostanze, vengono nei parchi, poi ovviamente si siedono, non è bello se tu ti metti con la tua ragazza, con un amico, vedere delle persone che consumano, non è sicuramente una cosa buona. Nel parco c'è il problema dello spaccio, della droga. E poi quando si siedono questi extra non hanno educazione, perché loro si mettono sdraiato, dormono, sporcono tutto, vanno via. Se vedono uno che sta in piedi non si alzano mica, se dormono, tutto sporco, vedi? Giornali. Anche nella zona della stazione e di Viale Crispi, negli anni è aumentata la presenza della prostituzione, dello spaccio e della criminalità, insieme all'alta rotazione degli affitti. Sotto questo portico c'è sempre la presenza di alcuni gruppi di spacciatori che poi si spostano da qui e raggiungono il centro storico a poche decine di metri a bordo di biciclette proprio per spacciare sostanze stupefacenti. Com'è la zona? Ah, veramente, senza parlare, perché è veramente una... c'è tanti cose, persone che non sono... che sono, sì, abitare, sì, sì, molto difficile abitare qua, però comunque resido qua e... Perché? Cosa succede? No, ma c'è tanta sorveglianza qua comunque, c'è la polizia che... Si sente tranquilla? Perché c'è tanta sorveglianza ultimamente, ci sono anche le telecamere che hanno messo. Tu sei proprietario, gestisci una delle attività sotto il portico di Viale Crispi. Com'è la situazione in questa zona della città? Al momento adesso non c'è mica niente, perché l'hanno pulita comunque. E prima, come ho detto, 2 mesi fa era un pochino un posto, un piccolo caldino. Non si può mica neanche passare, non si può neanche fare delle cose, capite? Perché io, come ho detto, qua non riuscivo mica di lavorare, perché tante volte ho chiamato la polizia, ho chiamato le carabinieri, mi hanno detto che è un'area pubblica, non si può fare mica niente. Perciò, per il momento adesso, come vede adesso, è pulita. Si è tranquillizzata la situazione? Perché hanno fatto molti controlli, perché hanno fatto delle cose che devono fare comunque. E alla fine hanno risolto il problema. Vedi come adesso la zona non c'è mica niente. Come ha visto nel corso del tempo questo luogo, cosa è successo, come è diventato? Intanto è cambiato perché, come vedete, diciamo che come negozi di italiani siamo in minoranza adesso. Questo cosa produce? Che alla fine, se non vogliono ghettizzare, si ghettizzano loro, perché loro si cercano con i negozi, cioè voglio dire... Come mai si è creata questa situazione nella zona di Viale Crispi, Parco 22 Aprile, R Nord e soprattutto perché, solo in questa zona di Modena? Perché secondo me, purtroppo, se si concentrano molto i negozi, è logico che si concentrano anche queste cose, cioè voglio dire... Se di fronte, invece di avere 10 negozi di etnici, ce ne sono 3 o 4 etnici e 4 o 5 italiani, secondo me
diciamo che prende tutto il discorso popolazione, senza, cioè ognuno ha i suoi clienti. Il problema qual è? È che molti, ho sentito dei miei amici che hanno le attività, hanno detto che vanno via da questa zona perché col fatto che c'è questa frequentazione, cioè l'italiano non viene, le attività commerciali italiane si allontanano, anche loro avendo un'attività, se ci viene del casino dopo hanno dei casini anche loro come negozianti, quindi è gente che comunque non è che anche loro, io ho visto intervenire per calmare le acque, perché poi anche loro dicono noi dobbiamo lavorare, cioè non è che... Ecco, com'è vivere in Viale Crispi e dintorni, zona Tempio? Bruttissimo. Perché? Perché ci sono tante prostitute, spacciano, si prendono a botte, a coltellate, quindi... diciamo la situazione molto, è difficile. Molto difficile, anche perché chi ha i figli, solo se scendi devi stare attento che si accoltellano, spacciano... Qua dietro la settimana scorsa c'era un uomo che faceva la pipì, quindi un pochino degradante. Da quando è aumentato il degrado? Siamo qua da 7 anni e stiamo peggiorando ogni giorno di più. Sempre in peggio. Sì. Sempre in peggio. È diventato un posto difficile perché è anche aumentata la presenza di residenti stranieri, quindi più aumentano i residenti stranieri più vanno via gli italiani, quindi si crea tipo una specie di ghetto? Sì, questo sì, anche i negozietti qua sotto, tutti... c'è nessun italiano qua, quindi è ovvio. Diventa da una zona che si vede così, cioè non c'è bisogno, cioè non c'è un commento. Famiglie italiane anche noi che stiamo in cerca di un'altra casa.